Ciao milanisti, bentornati e benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi, 1-1 tra Milan e Atalanta. Non c'è molto altro da dire se non che questa partita ve l'ha pareggiata Daniele Orsato e il VAR Irrati, visto che l'Atalanta non avrebbe mai tirato in porta senza quel calcio di rigore, visto che è stata una partita a senso unico, visto che il Milan avrebbe strameritato di vincere, poi questo al di là del rigore assegnato all'Atalanta, ma è evidente che parlare di altro stasera è scorretto, è sbagliato, è ipocrita, perché significa dover per forza trovare la lettura intellettuale o la lettura di alto livello per fare bella figura. Sinceramente non c'è bisogno di fare bella figura nei commenti, basta dire che il Milan ha dominato questa partita, gli è mancato il secondo gol e questo è sicuramente un errore, ma per il resto è stato Daniele Orsato e il VAR Irrati a decidere una gara con un calcio di rigore che non esisteva e che ha condizionato tutta la partita, perché tra l'altro il fatto di essere andato a riposo a fine primo tempo sull'1-1 e non sullo 0-1 come sarebbe stato giusto ha portato anche l'Atalanta a potersi ovviamente risistemare e a correggere determinate situazioni che stava soffrendo invece nel primo tempo, e il Milan poteva tranquillamente il Milan poteva sfruttare meglio nella ripresa su una situazione di vantaggio. È stata una partita a senso unico, sinceramente. Io raramente ho visto l'Atalanta messa sotto così. Adesso ne parliamo. Prima lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Allora, è brutto perché oggettivamente ci dispiace a tutti non aver vinto. Poi bisogna anche dire che probabilmente al di là della lotta per il secondo posto, che è una lotta a cui teniamo tutti quanti, questo pareggio fa più comodo a noi che a loro, perché li teniamo lontani, perché restiamo ampiamente con un vantaggio sulla zona Champions League. E quindi ok, però la prestazione, ragazzi, è una prestazione che doveva assolutamente portare alla vittoria. Abbiamo dominato. Io non ho mai visto l'Atalanta soffrire in questo modo come oggi a San Siro. Il secondo tempo non ha superato la metà campo, anzi è stata praticamente conchiusa nella propria tre quarti campo. Il Milan ha avuto una serie di palle gol incredibile, è partita con già nella ripresa è partita con un tiro di Loftus-Cheek, poi Calabria, poi Giroud a porta vuota, poi ancora un tiro di Gabbia alle stelle, c'è stata un'altra occasione per Leao, il Milan ha avuto le sue occasioni già nel primo tempo in realtà. La partita si era messa subito bene, ma Leao ha segnato al terzo minuto, poi quando, adesso questo lo dico in chiave positiva, no? Visto che nel derby vi ricordo che Pioli è stato molto criticato per aver detto che nei primi 4 minuti l'Inter non aveva mai creato pericoli. Bene, oggi Milan nei primi 3 minuti contro l'Atalanta aveva già fatto capire che poteva creare pericoli, aveva già creato un mezzo pericolo e al terzo minuto Rafa Leao ha segnato. Quindi questo fa capire che comunque un approccio importante del Milan c'era stato e che gli approcci della partita contano e lasciano capire tante cose della partita. Ho visto Milan giocare con sicurezza, con autorità, sapendo sempre esattamente cosa fare. La palla si muoveva velocemente ed era la cosa più importante, pochi tocchi, molto precisi, palloni ad aprire il gioco. Il Milan ha giocato ha fatto tante azioni cambiando lato di campo e capendo dove attaccare nel momento giusto. C'è stato tantissimo movimento senza palla e mi è piaciuto tantissimo. Ho visto giocatori attaccare la profondità, quando il Milan recuperava palla tantissimi attaccavano lo spazio alle spalle della difesa dell'Atalanta. Io ripeto, raramente ho visto l'Atalanta rinunciare a giocare in questo modo, chiudersi nella propria area di rigore e non fare nulla. E in realtà il Milan l'aveva già fatto nel primo tempo di Coppa Italia contro l'Atalanta, poi però anche lì, in quel caso lì, l'Atalanta poi aveva segnato e il Milan aveva sofferto. E stavolta invece il Milan ha continuato anche dopo il gol dell'Atalanta a dominare, perché ha dominato il Milan. E ripeto, qualsiasi critica alla squadra oggi è una critica inutile, fine a se stessa, da capishers del cavolo, perché non c'è nulla da dire. Adesso si inizia a dire ha giocato solo Leao, ha giocato Pioli. Ragazzi, il Milan ha fatto una grande partita, soprattutto in relazione alla forza dell'avversario, perché ripeto, mettere sotto così l'Atalanta è una cosa che hanno fatto pochissime squadre, se non nessuna, in questo campionato. Questa è stata senza ombra di dubbio la miglior prestazione del Milan di questa stagione e forse anche della scorsa stagione. È stata una prestazione a livello di qualità che mi ha ricordato tantissimo Napoli-Milan 0-4 dell'anno scorso. Un Milan veramente padrone e dominante in tutto e per tutto. Poi purtroppo rispetto a Napoli-Milan dell'anno scorso il Milan non ha segnato.
e quindi non c'è da dire questo. Poi è vero che bisognava segnare, però ragazzi, una squadra che ha uno dei migliori attacchi del campionato, che spesso ha segnato tantissimo, finalmente fa una partita in cui non subisce nulla, perché oggi non si può assolutamente dire che Milan abbia mai rischiato neanche di prendere gol. Magnan ha preso un tiro, quello del calcio di rigore, e poi per il resto ha fatto lo spettatore, e in più crea tanto. Per una volta che la squadra non segna, io sinceramente non mi sento di crocifiggerla. Viceversa, me la prendo, e bisogna alzare la voce, bisogna dirlo chiaramente, con il VAR Irrati e Orsato, perché se entriamo nello specifico, c'è stato un su una situazione di calcio d'angolo, Giroud va a prendere il pallone, viene anticipato, alza la gamba e colpisce con un calcetto leggerissimo sul braccio il proprio avversario, che stramazza al suolo toccandosi la testa come se fosse stato lapidato. Non c'era nulla, nulla, non sono rigori che non si danno mai nella vita, solo contro di noi, e puntualmente Irrati al VAR richiama Orsato che va a dare calcio di rigore. Non c'è null'altro da aggiungere. Parliamo delle cose belle, perché poi comunque adesso ci siamo lamentati, abbiamo detto tutto quello che poteva andare e non è andato. Parliamo però delle cose belle. Il Milan, ripeto, ha fatto una bellissima partita, e Leao ha fatto una partita pazzesca. Veramente oggi io gli ho dato 7,5, ma poteva essere tranquillamente 8. Non gli ho dato 8 perché purtroppo non abbiamo vinto. Ha fatto dopo 3 minuti quel gol eccezionale. Ha messo una palla, quella di Pulisic mi sono dimenticato di nominare, quella di Pulisic, un'occasione incredibile di Pulisic su una palla splendida di Leao, aggancio favoloso di Pulisic che poi purtroppo non è inquadrato la porta. Leao ha fatto dribbling, agganci volanti di classe, partita eccezionale di Rafa. Ma oggi tutti bene, tutti bene. Forse non mi è piaciuto Giroud, ma al di là dell'episodio del calcio di rigore causato da Olivier, per il resto diciamo che ha fatto un po' di fatica, ha fatto tante sponde all'inizio, aveva iniziato in maniera positiva facendo sponde e venendo incontro per muovere il pallone poi sugli esterni. È stato tanto, si criticherà Pioli, qualcuno avrà il coraggio di criticare Pioli dopo questa partita. Lo stimo, perché ci vuole coraggio per criticare Pioli dopo una partita del genere, che Pioli aveva preparato alla perfezione, perché Pioli l'aveva preparata benissimo questa partita, aveva fatto una partita eccezionale il Milan, e tra l'altro preparata con un 4-1-4-1 con Adli vertice basso e Bennacer e Loftus-Cheek più avanzati. Si è tanto criticato il fatto di che abbia scelto Adli come centrocampista, e invece è stato tra i migliori in campo, perché insieme a Leao il migliore è stato Adli, che ha fatto una partita impressionante per intelligenza tattica, anche per recupero di palla, per gestione del pallone, per imbucate. Ha dato un pallone in verticale per Bennacer, se non sbaglio, eccezionale, ma ha smistato veramente tanti 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 palloni, e quindi ha avuto ragione Pioli, ha avuto ragione anche rimettendo Ciao, che ha fatto una bella partita, così come una bella partita ha fatto Gabbia, bene Florenzi, benissimo Teo Hernandez. Dei centrocampisti forse quello, bene anche Bennacer, forse quello meno brillante è stato Loftus-Cheek. Pulisic ha alternato cose buone e cose negative, e poi sono entrati, la squadra stava funzionando talmente bene che sono entrati soltanto Musà, Calabria e sul finale non mi ricordo tra l'altro neanche chi è entrato, adesso ve lo dico, Musà, Calabria e Okafor al posto di Pulisic. Niente, ripeto, risultato strabugiardo, non è giusto, non doveva finire così, ma è finita così, 1-1 tra Milan e Atalanta. Purtroppo la Juve si allontana, restiamo diciamo a distanza di sicurezza sulla zona Champions, ma meritavamo assolutamente di vincere, e Orsato e Irrati hanno deciso questa partita. Lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, seguiteci su piantamina.it su tutti i nostri profili, non sono da parte di Stefano Bressi, potete al prossimo video. Scusate la velocità, ma sono molto arrabbiato.